Oggi, amici, per la rubrica dedicata ai personaggi, vi voglio parlare di un personaggio che è nato sotto ottimi auspici, ma nel corso della sua vita ha avuto una vita veramente ingiusta. È Samus Aran. Chi è che se lo ricorda? Oggi che dovremmo vedere i personaggi dei videogiochi, tenete presente che finora abbiamo visto personaggi maschili e oggi vedremo un personaggio femminile che ha fatto la storia, che è comparsa dal 1986 sul NES. Si tratta di Samus Aran. Chi è Samus Aran? Beh, è detto fatto. È l'omonima protagonista della serie di giochi Metroid. E come è nato il personaggio? Beh, è detto fatto. L'idea di Samus Aran nacque dall'idea di Gunpei Yokoi, il padre del Game Boy, e se non lo sapete, a lui gli venne l'idea di introdurre un personaggio che sotto certi aspetti poteva sembrarvi un maschio, ma in realtà decise di darle un corpo femminile semplicemente per cercare di creare qualcosa di nuovo, perché sempre maschi, 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 basta! Ed infatti Samus Aran è passata alla storia per essere il primo protagonista femminile e lei venne messa in una tuta spaziale super che sembra proprio quasi quella di Master Chief, che nascerà molti anni più in là, e diventerà l'omonima protagonista del gioco Metroid. E il primo Metroid, originariamente rilasciato per il Famicom Disk System, poi arrivato per NES, fu un grande successo. Quel gioco era sì un po' simile a Contra sotto certi aspetti, ma aveva una particolarità, una storia avvincente ed elementi horror che ancora oggi possono lasciare a bocca aperta. E c'è una curiosità molto interessante: il cognome Aran sarebbe il secondo nome del calciatore Pelé, se non lo sapete. E questo è una cosa molto simpatica. Il personaggio ebbe sì una bella avventura nel primo capitolo di Metroid, ma nel corso degli anni verranno rilasciati altri seguiti. Verranno rilasciati come capitoli della serie ufficiale Metroid 2 Return of Samus, che è il capitolo per Game Boy, che riprendeva sotto certi aspetti gli elementi migliori del primo capitolo, ma li migliorava. Poi arrivò addirittura Super Metroid nel 94, che è considerato da tanti come il terzo e più bello episodio della serie, che portò davvero, come vi ho già detto, dei grandissimi cambiamenti. Poi arrivò nel 2002 Metroid Fusion e Metroid Prime, che furono gli ultimi due decenti episodi della serie per Game Boy Advance. Poi ci furono Metroid Zero Mission, Metroid Prime Echoes, Metroid Prime Pinball, Metroid Prime Hunters, Metroid Prime 3 Corruption, Metroid Prime Trilogy e Metroid Other M. Tutti questi episodi, rilasciati tra il 2004 e il 2010, erano degli episodi, diciamo, non bellissimi come quelli rilasciati fino al Game Boy Advance, ma alcuni erano decenti, altri invece erano semplicemente dei party games un po' troppo stupidi e scontati, ma del resto comunque non erano tutti da buttare. E nonostante, secondo molti, la saga di Samus Aran si è fermata con Metroid Other M del 2010, non è che non stanno facendo niente per il personaggio di Samus Aran, stanno lavorando ad altro, amici. Ovviamente, cari amici, se dobbiamo vedere cos'è che hanno fatto di mercato promozionale dedicato al personaggio di Samus Aran, non è che hanno rilasciato poco, qualcosa hanno rilasciato. Sono stati rilasciati soprattutto delle action figures che venivano venduti o in bundle con i giochi o nei negozi di giocattoli, e rappresentano soprattutto la protagonista Samus Aran nella sua mitica tuta spaziale. Semplicemente perché tanti giocatori se la ricordano così, non senza la tuta spaziale. E non è che sono molto semplici da trovare, sono, diciamo, abbastanza diffusi, però
Chi li vende a prezzo abbastanza elevato, cari amici. Quindi datevi un po' da fare per trovarlo. Poi rilasciarono anche addirittura qualche interessante manifesto, soprattutto durante l'era Super Nintendo. Poi il personaggio di Samus Aran comparirà anche come personaggio speciale nei vari Super Smash Bros. E nient'altro, non c'è molto da dire, perché purtroppo di Samus Aran hanno rilasciato solo questo. Quindi che posso dirvi, cari amici? Provate a ripescare i cari vecchi giochi dedicati al personaggio di Samus Aran, che non tutti forse sono interessanti, ma ce ne sono una buona parte che sono divertenti e non vi annoieranno di sicuro. Beh, con questo è tutto, vi aspetto al prossimo servizio dedicato ai personaggi dei videogiochi. E vi do un indizio. Li ha realizzati la Insomniac. Rilasciati per PlayStation 2, hanno continuato ancora oggi ad essere vivi. Chi sono? Vi aspetto! Ciao! Sharp-looking charge beam, just the way I like it. Okay, morph ball next. Go ahead and drop some bombs. Okay, get out of morph ball mode and return to normal. Perfect, Samus.